Ciao amici, ecco qua la ricettona del mercoledì. La ricetta, come sempre, con le dosi la trovate nel sito www.usb-bologna.it, sezione ricette. Adesso andiamo a vedere invece come si fa. Io qui ho già messo la farina, lo zucchero vanigliato, la scorza grattugiata del limone, metto anche il pizzichino, ma proprio infimo, di sale. Aggiungo la panna, e questa mi servirà dopo, l'ho messa abbondante perché mi servirà dopo. Poi metto il rum, esatto, adesso anche qui le dosi le trovate tutte ben specificate, il burro che avevo già preparato, pesato. E incomincio a impastarla subito, così è tutto insieme, senza tanto riguardo. Ecco qua, quando l'hai uniformata fai un panetto e lo lasci lì a riposare coperto, mica tanto, 10-15 minuti, mezz'oretta al massimo. Intanto mettiamo a condire tutti i frutti di bosco, io avevo già lavato e asciugato, misti, poi tu puoi mettere quelli che ti pare, se vuoi fare tutti i mirtilli, tutte morre, tutte, fai come ti pare. Allora, il peso, cioè metà del peso della frutta va di zucchero, poi ci va anche il succo di limone, vado giù piano, e lo stesso limone che abbiamo pelato per mettere la scorza nell'impasto, quindi un limone si adopera tutto. Qua. Poi cosa metto? Anche un po' di vaniglia, vedi? Ma chiaramente solo i semi. La mescola, intanto che lo zucchero si è tutto sparpagliato, amalgamato, e lo lasci il tempo di preparare la tortiera. Bene, questi li lasciamo riposare, prendiamo la pasta. Adesso, come dice nella ricetta, lascio una parte e questa la metto direttamente sulla carta da forno, perché così si fa prima e si fa meglio. Ecco qua, mattarello, come dice la mia bambina, mattarello, mattarello, mattarello. Qui è lo zucchero vanigliato che ha dei pezzi di vaniglia, perché io non lo compro, lo faccio, prendo lo zucchero e ci metto la vaniglia. Ecco, lo tiri abbondante in funzione della tortiera che andrai ad utilizzare. Io ho preso questa che sarà, quanto sarà? Sarà 22-23 centimetri. Così, vedi, molto semplice, si fa presto. Adesso metti dentro tutta la frutta con anche tutto lo zucchero, chiaramente. Ecco qua, adesso tiro questa. Questa la lasci raffreddare, non la tocchi finché non è bella fredda. Ecco qua.
qua. Quando è fredda, solo quando è fredda potrai togliere dallo stampo. Se hai quelle che si aprono sei agevolato, se no la toglierai così come faccio io, come viene. Babbo mio, com'è buona!